Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dalla distribuzione della pressione al suolo in Europa per mostrarvi questo centro di bassa pressione che si sta approfondendo tra lo Ionio e l'Egeo. Porterà maltempo soprattutto sulla Grecia, quindi noi saremo solo sfiorati, però situazione non così normale, non così frequente nel Mediterraneo. L'immagine del satellite ci mostra già la nuvolosità che dal Nord Africa si sta portando appunto verso l'Egeo e la Grecia e ripeto, nelle prossime 36-48 ore tutta la Grecia avrà condizioni meteo piuttosto perturbate, anzi in alcuni tratti anche violentemente perturbate, accompagnate da venti forti e piogge intense. Da noi invece situazione più tranquilla, con l'alta pressione che ormai si è rimpossessata di gran parte dell'Italia, l'estremo sud sente in parte l'influenza di quella depressione mediterranea. Per quanto riguarda il vento, però, ancora soffierà sostenuto dalle nostre parti, ancora nelle prossime ore e venerdì, soprattutto nelle regioni meridionali, con il rischio anche di mareggiate nelle zone disegnate in rosso. Fine settimana poi che vedrà sempre condizioni meteo buone dalle nostre parti, anche se continuerà la discesa di aria piuttosto freddina dalle alte latitudini verso i Balcani e in parte anche verso Italia, quindi temperature nel weekend che, specie di notte al primo mattino, rimarranno contenute, valori diurni invece tutto sommato accettabili. Poi per la prossima settimana prevediamo un parziale cambiamento del tempo, nel senso che avremo sempre correnti da nord-ovest sul Mediterraneo centro-orientale, quindi la struttura in sé non cambierà molto, però cominceranno a interessare anche settori un po' più occidentali del continente, quindi l'alta pressione comincia a cedere e anche da noi tornerà pure qualche pioggia. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto su 3bmeteo.com.